canale, sono Fabrizio di Extra Sound. Vi ringrazio per seguire il nostro canale e sono felice di presentarvi i prodotti che esponiamo nelle nostre sale Hi-Fi. Oggi apriamo una coppia di diffusori a pavimento di Elac. Esattamente sono i diffusori della serie Vela, la FS407, in versione noce laccata. È il diffusore da pavimento piccolino della serie, sono tre: 407, 408, 409. Tra l'altro la FS408 già l'abbiamo aperta in finitura nera laccata. Ci tengo a farvi vedere che Elac indica nelle due confezioni, perché sono due confezioni la coppia, l'accoppiamento per le venature del legno, e come vedete le etichette sono uguali, con lo stesso codice. Di là ne abbiamo altre quattro coppie e ogni coppia ha una numerazione diversa, ma per i due diffusori uguali. Oltre a questo troviamo sempre la solita etichetta per il controllo qualità. Bene, procedo all'apertura. Ok, come solito, ormai per chi di voi ci segue, i diffusori della Elac sono veramente ben protetti, con diversi spessori di polistirolo, e per quanto riguarda i diffusori a pavimento chiaramente ce ne sono anche al centro per la protezione ulteriore. Quindi andiamo a togliere i tre superiori, così liberiamo il nostro diffusore. Grandissima attenzione, come indicato dall'etichetta arancione, a non mettere le mani sugli altoparlanti, ok? Quindi è indicato molto bene, come vedete la freccia vi indica, questa è la parte frontale dove non mettere le mani. Ok, oltre al diffusore, nella confezione abbiamo il manuale di istruzioni e le relative accortezze per la sicurezza in tedesco, e la è tedesca, ed in inglese. Oltre alle istruzioni abbiamo una scatola dove sicuramente ci sono tutti gli accessori per quanto riguarda il fissaggio della base, per evitare di rovinare pavimenti in legno o che altro. Ulteriore scatola presente all'interno della confezione, la base del nostro diffusore. Ok, abbiamo la nostra base con le istruzioni per l'assemblaggio. È una bella base, bella pesante, in metallo laccato. Ok, a questo punto apriamo il diffusore. L'apertura è dall'altra parte più bassa. Io lo stendiamo, visto che sono solo e mi rimane più facile sfilarle. Bene. Ecco qua, come vedete ormai molti di voi saranno abituati a queste linee della Elac, della serie Vela. Devo dire, anch'io ancora non avevo visto questa finitura in noce, molto bella. Ve la giro lateralmente, guardate la venatura, questa bella fiammata di noce nazionale, tedesca, italiana, nazionale, battutissima. Ve la giro anche dall'altra parte, molto bella. Ok, ora io procedo al montaggio della piastra, Matteo velocizzerà l'operazione, inutile che vi stiamo a far vedere proprio in rallenti tutta l'operazione. Ecco qua, il montaggio è terminato. I sottopunte, che c'è nulla da assemblare, basta andare a porre nella parte inferiore i suoi gommini e poi andare a posizionare sotto le punte, in questo modo, tutti i nostri plattorelli. Il secondo diffusore non sto a farvi vedere il montaggio, lo assemblo e ve li farò vedere accoppiati vicini. È un diffusore da 2,5 V. Abbiamo i nostri woofer in carta alluminio con il taglio sfaccettato a diamante, come tutte le altre Vela che abbiamo visto anche negli altri video. Ricordo la FS408, ma anche lo scaffale
BS, no scusate se non ricordo male, sì, BS403, che comunque è qui alle mie spalle, anzi ne approfitto, me la porto qua davanti, che chi non avesse visto il video, questo è il suo diffusore da scaffale con il suo stand, e in questo caso è una finitura nocciolata, mentre invece per le nostre FS407 che abbiamo aperto oggi è una finitura laccata, un high gloss. Ok, tornando ai nostri, alle caratteristiche, i due woofer sono dei woofer da 15 cm, 150 mm, con il ormai il blasonato Twitter a nastro Jet 5. Allora, intanto il diffusore è assolutamente realizzato completamente in Germania, tutta la serie Vela, poi chiaramente non tutte le serie della Ela, che dalla più economica a salire, sono costruite e assemblate in Germania, ma sono progettate in Germania e costruite in Cina, come poi tutte le altre aziende. Ok, torniamo alla nostra Vela. E per quanto riguarda invece, ve la giro, poi parliamo di sensibilità, risposta in frequenza e via dicendo. Come vedete, nella parte in basso abbiamo la doppia morsettiera, quindi con la possibilità sia della B-amplificazione che del B-wiring, B-wiring e B-amping, corredate chiaramente dei nostri cavallotti che andranno tolti nel momento in cui vogliamo fare questi due tipi di cablaggi, di connessioni. Oltre alla morsettiera potete vedere il condotto reflex, che non è unico, perché abbiamo il condotto, come vedete, reflex sopra la morsettiera, e ce n'è un'altra posta nella base sotto. Vedete che io mi filo la mano, qua c'è un altro condotto reflex, la nostra etichetta con tutte le caratteristiche, anzi raro, ma hanno anche indicato il morsetto sotto che corrisponde alla connessione del woofer e sopra quello del tweeter, se vogliamo elementare, ma forse non per tutti. Bene, detto questo, vi dico che ha dei valori di risposta in frequenza, parliamo di valori assoluti chiaramente, da 30 Hz a 50.000 Hz, ok? Ormai lo dico tutte le volte, noi arriviamo ben più in basso, io personalmente arrivo a 13.000, chi di voi, mio coetaneo, arrivasse più in alto, beato lui. Per quanto riguarda, mentre invece la sensibilità, siamo a 89 decibel, e per la tenuta in potenza da 200 a picchi di 280 watt. Per quanto riguarda invece l'amplificazione suggerita, ELAC ha messo un range veramente ampio, da 40 a 450 watt, quindi praticamente tutto il panorama di amplificazione del mondo, se vogliamo. Direi che abbiamo detto tutto. L'impedenza da 4 a 8 ohm, chiaramente l'impedenza nominale, adesso se non ricordo male, e dovremmo essere più o meno a un valore medio. Io direi che vi ho detto tutto quello che potevamo dire, potete trovare tranquillamente tutte le caratteristiche anche nel sito della ELA, che nel nostro sito metteremo un link alla fine del video senza alcun problema. E nulla, adesso assemblo l'altra, le montiamo, le mettiamo vicine, le colleghiamo e Matteo vi riprenderà un po' di particolari. Alla prossima!